Madonna. Innanzitutto, come si chiama? Che cos'è questa? Questa è Santa Venera. Santa Venera? La chiesa di Santa Venera, sì. Ah. È del 1400. Prima era un antico romitorio, poi dopo è sfumata in una cappella campestre appartenente al duomo di San Michele Arcangelo. Ah. E a quando è che ha cominciato a funzionare? Quando prima ci stavano tutte quelle persone per la quale ci stava la cultura della canapa. Ah. E quindi stavano i grangilani, tutti i contadini che il mese di agosto, non potendosi recarsi in chiesa, quindi fu istituito che ogni domenica a mezzogiorno veniva celebrata la Santa Messa. Il parroco dell'epoca mi raccontava che quando si sedevano questi contadini, dove si sedevano, scorreva ancora tutta quell'acqua dei lagni che loro si immergevano per prendere la canapa, quindi si sentì proprio quell'odore della canapa. E quindi era continuato. Poi dopo col tempo è stata abbandonata, si è distrutta. Noi nel 1992 l'abbiamo ripresa, abbiamo fatto il tetto. È stato un benefattore di Marcianese, Tommaso Polene, che ci ha regalato il tetto sopra. Poi con ogni cosa che facciamo, con sacrifici personali di poche persone. Perché si chiama Santa Venere? È una santa siciliana che si era di passaggio e quindi aveva alloggiato nel 1400 qua. Quindi parliamo 1400. Sì. Poi visto di essere il cimitero dei Colorosi. Il cimitero dei Colorosi, la famosa colorata del 1837. 1837, in cui quando Marcianise fu invasa da una grande epidemia il colera. Tutto il regno fu invaso. Il regno, quindi non ci stavano i cimiteri che potessero tenere queste cose. E quindi fu adibito questo spazio come lazzaretto. Le carrette arrivavano fuori, li scaricavano e andavano via. Si presume che qualcuno sia tornato, ma non abbiamo testimonianza. Come è tornato? In che senso? C'era via, perché lui li lasciavano anche alcuni vivi. Ah, ecco, era proprio un lazzaretto dove mettevano a curare. Sì, anche gli individui appestati li lasciavano qua con la carretta e se ne andavano. E quindi poi si è cominciato a fare la lezione che qua ci abbiamo una statua, la vera statua sta nel Duomo di San Michele Arcangelo. A Marcianise. A Marcianise, in cui lunedì in Albis veniva qui portata questa statua e tutti i paesi vicinali venivano ad adorarla. E rimaneva qua ferma fino all'8 maggio, festa del patrono di Marcianise, San Michele Arcangelo, che poi lo hanno incominciato a fare... Dire che San Michele era la fidanzata, la Santa Venera la fidanzata di San Michele, vabbè, cose che... Vabbè, c'è la popolazione. E quindi con una processione a San Giuliano. Qua innanzitutto Santa Venera la portavamo con la carretta, si lasciava qua, la guardavamo, poi dopo sempre con la carretta fino a San Giuliano, poi a San Giuliano ci stavano gli accollatori. Insieme a San Michele facevi il giro della città e la deponevo nel Duomo di San Michele Arcangelo dove sta. E ancora mo si fanno le processioni? No. E questo rudere della torre, questa è quella antica del 1400, questi sì, ruderi sì, a fianco, sì, sì, quindi il campanile del 1400. Sì, il campanile, sì. Con l'antica Santa Venere. Sì, sì. E non si può più recuperare quello, ormai ci vuole esordio. Purtroppo noi abbiamo, in quest'epoca ci stanno solo 10, nessuno vede, nessuno sente. E tre scimmiette, nessuno parla, sì. Nessuno vede, nessuno sente. Però intanto alla fine ci dico, ah, mi ricordi quando era giovane qua, però nessuno muove un dito, se non ci stanno volontari, devoti che credono veramente... Qui, ma ci stanno delle foto che non so se l'ha visto come no, era prima. Il problema è che qui non crede più nessuno. No. Io quando l'abbiamo ripresa noi era questa qua. Questa era scoperchiata, qua quando stavamo costruendo, e qua è i giorni nostri. Ma il mo' partecipazione popolare non c'è? Poca, non tanto. Oggi non crede più nessuno, è quello il problema. Non c'è più religione. E se vede che fine stiamo facendo. Come da farne perdere la religione? Eh? Da farne perdere la fede.